Si è svolta a Santa Marina, nell'aula consiliare del comune e in via Santa Croce, l'ultimo consiglio comunale dell'amministrazione Fortunato per il quinquennio 2011-2016, prima delle elezioni previste per il 5 giugno prossimo. Una seduta in cui si è discusso di deliberazioni importanti e punti principali per la comunità. Abbiamo portato il bilancio, l'abbiamo approvato e soprattutto abbiamo fatto una cosa che pochi in Italia in questo momento storico stanno facendo, cioè lo sviluppo e la riduzione delle tasse. Abbiamo ridotto le tasse del 50% a tutte le attività che vogliono venire a investire nel nostro comune, chiaramente in primis i locali, per attività produttive di qualsiasi genere, commerciale, balneare, alberghiere, professionale. Quindi abbiamo ridotto le tasse ai minimi storici, abbiamo ridotto anche per la prima casa il padre in figlio che dà in locazione un immobile, quindi abbiamo fatto tutto quello che era possibile. Quindi con grande soddisfazione chiudiamo questa amministrazione con grandi risultati, riduzione delle tasse e incentivo ai giovani, anche in fitto dei terreni comunali per fare attività produttive e soprattutto nel campo agricolo. Quindi chiudo veramente con grande soddisfazione questa esperienza di Presidente del Consiglio Comunale, con un grande risultato, con un plauso, un ringraziamento a tutti i consiglieri di maggioranza. Ahimè, questa sera l'opposizione, come sempre, perso di nuovo l'opportunità di approvare in pieno gli argomenti che sicuramente nei prossimi anni porteranno beneficio a tutti i cittadini e soprattutto ai giovani e alle persone senza lavoro.